Sofia e Andrea sono diversi da noi, quindi abbiamo dovuto prima costruire i personaggi mio femminile e Francesco il maschile e poi interpretarli. È stato un lavoro in corso sul set, siamo studiati tantissimo anche prima. Io spesso rivedevo, mi facevo mandare da Simone alcune scene dove magari io non c'ero, perché in quel momento, quel giorno non c'ero, che tra l'altro era una sofferenza enorme non aver Pier Francesco con me sul set, mettevo tutto in discussione, facevo perdere un sacco di tempo alla troupe, perché stavo a Succede. dire, capita, e quindi ci siamo osservati, ci siamo studiati, ma poi credo che abbiamo fatto più un lavoro in funzione della sceneggiatura, non in funzione di una singola performance. Lo studio sul personaggio partiva anche non solo su come si muove, ma partendo dalla prima cosa, loro si spegne la luce, non si vedono, si sentono soltanto, quindi già la voce, quando tu rispondi con la voce che non è tua, è anche un punto di vista diverso, perché sei più basso, sei più alto, sei più ingombrante, meno ingombrante, o hai dei ingombri diversi, no? Nel corpo. E quindi diciamo la camminata è basata su quella inconsapevolezza di proprio di come muoversi nello spazio, e poi certo c'è l'ingombro 12 centimetri. Io mi sono divertita molto quando l'ho letta e non ci potevo credere, oddio, non è vero, è vero, è vero. Poi alla fine, questi due, bello che c'è in questo film, l'abbiamo improvvisata parecchio e si è capito che funzionava perché c'era la troupe, sentirsi male dalle risate quel giorno. Insomma, è stato un lavoro collettivo perché volevo capire, ecco, Pier Francesco, per esempio, quando Pier Francesco non c'era, il giorno che io dovevo mandare a quel paese uno, quella cosa del dito, io ho chiesto siamo mandati a quel paese un po' tutti quanti, come lo fai? E io lo faccio così, e no, io lo faccio dritto, io lo faccio da dietro, c'era tutta una cosa, c'era una scuola, sì. Sì, poi ognuno, non so, però avevo chiesto quasi tutti gli uomini sul set come si mandano a quel paese.